Intervento dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, dei carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e dei carabinieri di Rivarolo, questa notte, lunedì 5 marzo, poco dopo le 3, alla rotonda di Corso Larduino a Rivarolo Canavese. La cisterna di un Iveco 350, contenente latte, si è sganciata dalla motrice, finendo contro un'inferriata posta a protezione del marciapiede e adagiandosi per la maggior parte a terra, seppur restando ancora agganciata al mezzo, tanto da alzare le ruote gemellate posteriori del lato sinistro. Il latte è rimasto all'interno della cisterna, la quale nel precipitare ha bucato il serbatoio di gasolio, che è fuoriuscito, illeso il conducente. Il latte è stato travasato in un'altra cisterna per permettere la rimozione del mezzo incidentato. Chiedo, che ne so io cosa voglio, se te lo chiedo. Se ce lo porta, ma te lo chiedo.